Ciao a tutti ragazzi da Carlo109, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo di Agra.io. Rieccoci ragazzi con questo giochino bellissimo che vedete porto all'incirca una o due volte a settimana perché mi reggono un pochino con Minecraft, con Clash of Clans e con tutte le altre serie che porto. Sono davvero soddisfatto di come stia andando il mio canale, non di come stia andando internet in questo momento. Internet morto. Ah ragazzi, vabbè, no, sono come... Ah, perché ho fatto forse guest. No, ma è giusto. No, proprio non va. Beh ragazzi, faccio un taglio, poi vi dico della situazione del canale, che sono molto soddisfatto, eccetera. Ok ragazzi, forse ci siamo. Ok, eccoci qua. 018. Vabbè, oggi ragazzi da di matto. Ok, comunque ragazzi, vi dicevo, sono molto soddisfatto della situazione del canale. Uno, perché mi state supportando alla grande, quindi vi ringrazio davvero tantissimo. Ragazzi, continuate, quindi mettete già adesso un bel pollice in su, mi raccomando. Anche perché in questa parte vi dirò una cosa davvero molto importante, quindi ascoltate bene. Perché il team 019 torna oggi, quindi attenzione, vi dirò l'ora dopo. Allora, vi dicevo, sono molto soddisfatto anche di me stesso in un certo senso, perché vedete sto continuando a mantenere una certa continuità, una certa regolarità nel mettere i video, uno al giorno, quindi sono davvero molto contento in questo periodo in cui sono molto impegnato ragazzi, di riuscire comunque a portarvi sempre un video giornaliero. E, altra cosa da dire è che mi piace molto appunto il vostro supporto, come stavo dicendo. Mannaggia la miseria, vabbè. It might not, vabbè. Quindi ragazzi, continuate con questo supporto, continuate a spolliciare, continuate ad iscrivervi, continuate a commentare, a condividere se vi va. E per appunto raggiungere ragazzi i 12.000 iscritti, non manca molto. E poi ovviamente adesso questo è un piccolissimo obiettivo. Poi il vero obiettivo è stare bene tutti insieme, divertirsi e appunto cercare di scoprire questi nuovi giochi, divertirsi insieme, condividere queste gioie per videogame, anche il collezionismo. Avete visto che ho riportato adesso un video della calciatori panini, insomma della raccolta di calciatori panini. Mi è piaciuto molto, sono molto contento di questo. No, ho sbagliato tutto proprio, ho sbagliato tutto. Perché voi mi avete detto, sinceramente, di splittarmi molto di più, anche quando sono piccolo, c'è la cosa che odio. Vabbè, ci ho provato. E sì, vi dicevo ragazzi, ho riportato i calciatori, vi è molto piaciuto quel video lì, sono davvero molto contento di questo. E no, ecco lui, vedete, mi ascolta. Perché tutte ste api, tutti questi insetti oggi? Cos'è? Quindi ragazzi, cercherò di splittarmi di più, di fare qualcosa di più. E ok, quindi conclusione, vi ringrazio tantissimo per il supporto. Adesso continuerò per rispondere proprio a due domandine. Sapete che su Aga mi piace anche fare così. Allora, su Clash molti mi dicono perché non riesco ad entrare, eccetera, cioè il canale completo. Se vedo... Ah, prendilo tu perché non voglio le armi, dopo mi mangia. Ah, grazie. Sì. No. Quindi siamo in team praticamente, cosa vuoi fare? Vabbè. Su Clash ragazzi, siamo al completo. Quando proprio manca un posto, perché qualcuno abbandona, e cerco appunto di far entrare quello con tipo un TH9, ma solamente perché non vedrei un altro sistema ragazzi, davvero non vedrei un altro sistema. Qua mi sono ospitato, se no si ospitava lui. Un altro sistema per accontentarvi tutti, cioè almeno prendo una scala diciamo così di livelli, che almeno, cioè cosa posso fare, ordine alfabetico, no, cosa posso fare, cioè. E se mi fate magari in ordine di non so, di richiesta, poi mi dispiace per quello che ha chiesto un secondo prima che l'altro abbandonasse, quindi non avrebbe molto senso, ecco. Quindi questo però è il criterio che uso, quindi spero insomma siete abbastanza soddisfatti di questo. Spero che chi è già all'interno del clan sia contento e che rimanga attivo, altrimenti ragazzi sono costretto a esperlo, insomma. Infatti, a proposito di clan, di espulsioni, eccetera, farò a brevissimo nel prossimo video di Clash of Clans. Vedrete, a parte magari una piccola parte della war, eccetera, eccetera, metterò anche altre cose. E vedete proprio un regolamento. Infatti, adesso lo sto molto pensando. Vorrei fare proprio delle regole, come dei comandamenti. Ecco, se infrangete quelle regole, vi espello dal clan. Insomma, così in amicizia, però. No, perché la cosa brutta di Clash of Clans, cioè tante cose positive, no? Si può ritrovarsi lì, si fa, diciamo, guardare insieme con il team 019, come appunto tornerà anche su Agar, tra poco vi dico l'orario.
Il brutto è che succede qualcosa del genere, poi vi arrabbiate anche per il canale, poi magari non mi seguite più perché è successo così. Questo mi dispiace molto, cioè voglio dire, è meglio forse fin da subito, adesso infatti lo farò col regolamento, darsi delle regole. E uno sa che se le infrange è colpa sua, le regole erano quelle. Per esempio, non so, insultare, bestemmiare. Ho visto da un commento che qualcuno bestemmia. Non l'ho ancora beccato. Se fosse vero, ovviamente dovrei espellerlo, perché non si può assolutamente. Cioè, è qualcosa di serio, ragazzi. Magari la bestemmia per gente come voi. Beh, ma tanti bestemmiano, per carità, specialmente io che sono veneto, ne sento tanti. Io personalmente non bestemmio, ma ne sento tanti, ragazzi, sapete, no? Magari anche come stereotipo, sapete che i veneti sono dei bestemmiatori molto, li usano proprio come congiunzioni, quasi. È così, ragazzi, non posso dire che è dialetto, è così, non so, per succede, vabbè. È successo così, vabbè. E però, ragazzi, non si può sentire, come una parolaccia così. Non è bello da vedere proprio. E quindi sono costretto a farlo. Magari una parolaccia così ci sta. Però se uno comincia a scrivere parolacce per offendere, quella è un'altra storia. Poi bestemmie, ragazzi, non si possono sentire, anche perché tra di voi c'è gente ancora molto giovane. E non vorrei che No, queste cose qua. Vabbè, c'è gente molto giovane, quindi non vorrei che cioè, mi sento quasi responsabile, capite? Quindi non crescere con le bestemmie non è che sia un granché. Per appunto imparare a rispettare quello che è un altro pensiero. Si può credere o non credere. Io non sono un come si dice, un cristiano praticante, forse non mi ricordo come si dice. Nel senso, sì, non so neanche io, sono un po' in quel momento, no? Che non so se credere o no. Però non voglio assolutamente dire di non crederci, perché. E comunque, anche se non ci credessi, rispetterei comunque l'opinione degli altri. Cioè, chi sono io per giudicare quello che pensano gli altri, insomma, no? Quindi vi prego di rispettare gli altri. So che magari avete un'età che va dagli 12 ai 16 anni, quindi vi sentite un pochino cambiati, come è successo a me, assolutamente. Che proprio quella fase, no, tra l'essere bambini e l'essere, diciamo, anche adulti, sì, ragazzi, insomma. Quindi è una fase, insomma, da attraversare con molta delicatezza, ragazzi, perché ci si sente il re del mondo, no? Invece poi si sa che non è proprio così. Ok, qualcosina ho mangiato. Va bene, ho fatto un discorso filosofico incredibile. No, allora, ragazzi, adesso vi dico veramente l'orario. Vediamo chi è stato attento fin adesso. Poi casomai metterò il post su Facebook, per chi è su Facebook. Stasera alle 21. Sera alle 21 ci giochiamo, facciamo una mezz'oretta e giochiamo appunto ad Agar insieme. Mettete 019, vi ricordo, mettete il vostro nome più 019, a parte Conrad. Non voglio altri Conrad, ragazzi, perché altrimenti si vede altri Conrad. Ecco, non ci saranno più. Ve lo dico, ragazzi, stavolta sul serio, non ci saranno più. Quindi scrivete, non so, Mars 019, 8019, non so, Texas 019, no, Texas, scusate, 019. E Menegildo 0.9, ma non Conrad. Qualsiasi cosa a parte Conrad o Corrado, insomma, cercate di evitare. Va bene. Stasera alle 21, ragazzi, su Agar. Il server ve lo dirò io su Facebook. Metterò il link del server su Facebook, quindi non mancate. Un paio di minuti prima delle 21 metterò il server, diciamo questo paio di minuti di riscaldamento, e poi si comincia. Registrerò penso una mezz'oretta. Spero che in questa mezz'oretta riusciremo ad andare con un punteggio abbastanza elevato. Ragazzi, sempre solo il discorso che mi fate: ma perché dobbiamo darti a te la massa e tu non ce l'hai? Semplicemente, ragazzi, voi vedetemi come un regista, boh, non so, non siete molto, però sono quello che registra, quello sì. Quindi dovete capire che se voi arrivate a 10.000, aiuto, non lo vedrà nessuno, perlomeno mi fa piacere, molto piacere, però sono convinto che anche gli altri che magari non fanno parte del team, e che, cioè, siete tutti parte del team, però che non fanno parte del qual Swagger, non sono andati a giocare, sono convinto che vedere me così grande, mentre mi registro sempre l'avventura che passa, diciamo, queste, su questi quadrettini bianchi, secondo me fa molto più piacere da vedere. Poi, per carità, gusti, diciamo così. Però penso sia abbastanza normale, no? Ok. Questo può essere un buon bersaglio. Ai ai ai.
La Finlandia qua è buona, eh. Meno male si è preso la Finlandia, perché poteva essere anch'io un buon bersaglio, eh. Ok. Ragazzi, io penso di aver detto tutto, anche un po' di news, ho detto veramente un po' di tutto, sono contento di questa parte. E sono un po' bloccato in questo momento, non so da quanto sto registrando, sinceramente. Dato che non vorrei fare troppi tagli, direi che ci possiamo sentire anche la prossima volta adesso, quindi diciamo finire questo episodio, anche perché mi sa che qua stiamo finendo la nostra partita, perché siamo veramente andati in brutto posto qui. No. Sta riunendo, grandissimo. E l'ha capito. Ok, siamo nell'angolino. Ragazzi, direi che per questo episodio può essere tutto. Come vi dicevo all'inizio, mi raccomando, bel pollicione in su, iscrivetevi, commentate, fate tutto quello che volete. Cercate di aiutarmi e supportarmi. E va bene, direi che è tutto. Vi aspetto questa sera alle 21, che è l'unico veramente momento di tempo che ho, dato che ho una verifica al giorno anche per gli ultimi 3 giorni di scuola rimanenti. Sentivo che molti di voi anche su Clash of Clans fanno fino a martedì, io faccio fino a mercoledì, per esempio. Quindi, vabbè, giusto così. Ammazzarli tutti. No, qua meglio togliersi, ragazzi. Mamma mia, che rischio. Bella questa, bellissima. Va bene. Ora sono nono. Nono, calma e sangue freddo, ragazzi. Calma e sangue freddo. Era tanto che non andavo in leaderboard. E sono davvero molto contento per questo risultato che ho raggiunto di nuovo. Peccato. Però LOL me lo prendo io. Grazie. Ragazzi, stiamo diventando una situazione abbastanza bella, Poland cerca di toglierti dalle balle. Sinceramente mi stai rompendo proprio le balle. No, di qua. Dai, veniteci. No. Esplodo. Lo sapevo. No, ragazzi, mi ero spintato. Avete sentito il rumore? Mi ero spintato più di una volta. Non ci credo, mi hanno ammazzato così. No, ragazzi, no. Vabbè, un saluto della vostra corazzata, ragazzi. Mamma mia, che rabbia.